scendono dal palco e arrivano con noi sulla diretta live di Radiamo Web Radio. Robby, presentaci i nostri. Certo, allora, abbiamo qua alla mia destra c'è Alessandro Bedoni, Alessandro. Samuele Lo Sardo. Franco Ansaloni, mitico. Il mitico Franco Ansaloni che abbiamo visto con la chitarra in mano, giusto? No, insieme di sì, infatti ci sei fatti. Ma il vino però non vedo che l'hai offerto ai tuoi ospiti. L'abbiamo bevuto abbondantemente prima. Allora facci raccontare due cose sulla questa band, Robby. Beh, questa band è una band, diciamo, di recente unione. Ma più che band, direi. Ma è meglio che lo dica, meglio che lo dica Sandro. Che sono persone che suonano con me. Magari chi più frequentemente, chi più saltuariamente, insomma, accompagna le mie canzoni. Ci siamo preparati parecchio, dispiace perché la seconda non l'abbiamo fatta benissimo rispetto alle prove, però insomma. Questo non significa nulla, a noi interessa il fatto che voi siate qui con noi a raccontarci, e anche in forma dialettale, la musica, no? Sì, però sai, è sempre bello quando le cose vanno meglio, potevano andare un po' meglio, ma sono cose che purtroppo... Bello della diretta, vero? Però... E le canzoni si ispirano a che cosa solitamente? A storia vissuta? Le mie sì, generalmente. Io ho scritto molte canzoni in italiano, in dialetto ho scritto le due che ho presentato stasera. Soprattutto queste due si ispirano agli ultimi due anni della mia vita. Ho avuto due anni molto difficili. La Stella Una d'Or è praticamente una canzone dedicata al mio cane, si chiama Stella, che è stata una grande fonte di consolazione e compagnia, perché ho avuto un lutto piuttosto grave, e la seconda invece è la mia seconda vita, perché racconta di una persona che ha passato e ha vissuto la mia stessa esperienza e che mi ha incontrato, e ci siamo incontrati e ha attraversato una strada, come dice la canzone. Bello, molto bello. E attraversando questa strada ha cambiato la mia vita. E il fatto che Samuele sia il figlio di questa persona e che abbiamo suonato insieme, per me è una cosa... Quindi oggi è anche una testimonianza molto sentimentale, oltre che di arte. Questo mi fa onore, mi fa molto piacere. E poi lo dico perché si può risentire la canzone, e la puntata è registrata dagli studi di TRC che sono qui con noi, facciamo un po' di pubblicità, quindi la canzone le potremo risentire e risentire, così andrete a correggere gli errori, no? Sì, ormai purtroppo ma... è andata, vabbè. Spiace perché anche nel sex sound l'avevamo fatta molto bene, ma non... a volte può capitare. Quello che conta era l'anima e il sentimento della canzone, che a noi ci interessa e interessa anche al pubblico. Grazie ancora di essere stati con noi, grazie agli amici della band. Ciao, grazie.